Questa sera, in questo canale, in questa puntata di diretta, parleremo di forza e ipertrofia, che ultimamente, voglio dire, siamo sommersi di informazioni, no? Fra YouTube, Instagram e Facebook abbiamo una marea di gente che ormai parla di forza e ipertrofia. Tutti quanti sono più o meno studiati o più o meno parlano in base alla propria esperienza, allora anche noi parliamo rispetto alla nostra esperienza. Io non credo di essere il detentore della verità cosmica, anzi, proprio per questo continuo a studiare, continuo ad ascoltare. Ovviamente ho dalla mia, che quantomeno ho tanti anni di esperienza dietro, quindi quando ricevo informazioni la mia mente va a pescare su quelle che sono state le mie esperienze e mi riesce a me un po' più facile dire sì, questo ha un senso, questo è totalmente campato per aria. Ma mi rendo conto che lì fuori moltissimi di voi rimangono in grossa confusione, proprio perché c'è un eccesso di informazione e ognuno dice che ha ragione lui. Allora io già non sono per gli assolutisti, perché di solito chi è assolutista poi nel lungo si vede che alla fine tanta ragione non ha. Sto parlando a bambera. Assolutamente no. Okay. Con me stasera Fausto Tosi, che è ex olimpionico di weightlifting, quindi lui, parleremo tutti di forza, ma insomma faccio parlare a lui della forza, che come, ha fatto, no, non lo sapete, ma lui manco si è preparato, ma lui sa, lui va a braccio. Andiamo, okay. A piacere. Chiedete, facciamo no, prima devi dare qualcosa di tuo, poi passeremo le domande a loro. Certo. Quindi con lui la forza, perché, ma non che lui no e lui no, però siccome lui ha fatto l'atleta di weightlifting a livelli i più alti che ci possono essere, perché più delle Olimpiadi non c'è, e quindi chi se non lui sa cosa vuol dire andare in palestra e lavorare per diventare più forte, perché quello che interessa a loro è prendere un bilanciere da per terra e cagarlo sopra e metterlo sopra la testa, lanciarlo sopra la testa in due maniere, o in un colpo unico o in slancio, giusto? Sarebbe prima. Esatto. E quindi lì è tecnica, ma devi essere forte. Yes. Pasquale invece, che è la persona più spirituale di tutti quanti noi, a lui ho dato l'incombenza di parlare della connessione mente-muscolo, che se ne parla, ma se ne parla poco. E perché se ne parla poco? Perché ne sanno poco. Perché tutti parlano del muscolo, l'ipertrofia, il sarcoplasma, però della connessione mente-muscolo in realtà abbiamo poche informazioni, e quindi di questo ci parlerà lui. Vi ringrazio. Gabriele, voglio dire, è stato vicepresidente della Natural Bodybuilding Federation, Federazione Italiana, quindi la seconda federazione italiana, perché la prima storica era INBB, poi è nata la NBFI quando? Nel 2008. E esiste ancora, okay? Ed è la seconda federazione, poi l'anno scorso ne sono nate altre due, quindi sono neonate, sono appena nate, non hanno storia e adesso si ritrovano a essere in quattro, ma lui ha militato per 10 anni. 10 anni, ok? È stato il suo ruolo massimo, è stato vicepresidente, in più è stato giudice, ha fatto l'atleta, la prima gara l'ho preparato io, che è il 2006. Prima ancora, 2004. Nord Italia, Guappa, Ercole, esatto. Farnese. Che hai fatto sesto. Ho fatto sesto. Esatto. E quindi la prima gara l'abbiamo fatta insieme e poi lui è andato avanti, ha fatto delle gare internazionali, ha gareggiato anche negli Stati Uniti. Ho gareggiato a Barbados, ho gareggiato... L'ultima gara che ho fatto è stata nel 2015 nel 2015 a Sacramento, in California, al Natural Muscle Mayhem. Come me fisiche, ha fatto il secondo posto. Ecco, quindi voglio dire, è uno che anche lui ci dà sopra nel campo, e per quanto riguarda il Natural Bodybuilding, per forza di cose, un po' per i ruoli che ha rivestito, un po' per il tempo che è passato, è un personal trainer professionista, è un docente, abbiamo 3 docenti FIPE, quindi voglio dire, credo che abbiamo delle persone autorevoli. Io stasera faccio un po' il moderatore, perché sennò non do modo a loro di parlare. Quindi, si parla di forza. Come la vivete la forza nelle palestre di weightlifting? Come la vive la FIPE? Come la insegnate voi a chi viene da voi e dice io voglio fare il pesista? Allora, teniamo presente che negli ultimi anni la formazione fisica, la costituzione fisica è cambiata, perché una volta
c'erano i forti, i boscaioli, i muratori. Adesso la gente è sì forte e anche tecnica, perciò noi si imposta tutto un lavoro maggiormente su tecnica e la forza a seguire, per il semplice motivo che se ho una buona tecnica mi posso potenziare e aumentare. Se la tecnica viene a mancare, anche se sono forte, prima o dopo vado a incombere in movimenti scorretti che mi portano a dolori, infortuni, e diventa più problematico. Perciò chiaramente la cosa migliore è iniziare con i ragazzini, che purtroppo, anche se non sono molto d'accordo sul discorso del lavoro per i ragazzi, parliamo di 11-12 anni, cominciano già a lavorare parecchio, molto pesante con i pesi. È un bene, non è un bene, lo sapremo fra 10-15 anni. Perché adesso c'è questo trend. Perché adesso c'è questo trend. Purtroppo a livello mondiale si è partiti così, con un discorso Olimpiadi Under 17, perciò per avere un atleta forte e valido alle Olimpiadi Under 17, e devi partire a 12 anni. Quindi rischiano di spaccarne parecchio. Quindi purtroppo l'Italia non è che ne ha 100.000. Altre nazioni magari ne hanno tanti. La Cina ne ha tanti. Se un po' li scartano diventa un problema. Però spingere questi ragazzi vuol dire che a 17, 18, 16 anni sono già a un apice molto alto. Parliamo di record mondiale assoluto. Se avete tipo visto, un ragazzo di 16 anni, a parte che va a peso, no? Sì, le categorie, anche qui hanno fatto un po' un rimescolare nel weightlifting, non so se vi interessano, però diciamo lo stesso. Hanno fatto quello. Hanno rimescolato un po' e hanno fatto 10 categorie per livelli mondiale, però le Olimpiadi ne vanno solo 7 categorie, di cui solo 7 persone possono partecipare, e non uno per categoria. Perciò, e comunque tu sei per curare di più la tecnica. Io sono sempre stato, che se un ragazzo apprende molto bene la tecnica, anche perché è giovane, perciò memoria vuota, riesce a coordinare bene e poi si potenzia. Perché parlo di potenza? Perché nel weightlifting la forza è esplosiva, perciò abbinata a forza e velocità. Però non è solo questo, è anche coordinazione. E il ragazzino ha facilitato nel riuscire a coordinare meglio, ha più mobilità e perciò si costruisce più correttamente rispetto ad uno che si approccia a fare il weightlifting come nel CrossFit a 30 anni o l'impiegato che va e vuole fare il weightlifting. Diventa più problematico per le proprie articolazioni. Poi, faccio una domanda. Perché giustamente io sono d'accordo, penso che anche voi siete d'accordo, e questa è una cosa che vorrei che passasse a chi guarda la diretta. Moltissimi sono d'accordo su questa cosa, quelli che non sono d'accordo mi auguro che lo diventeranno, perché altrimenti capiranno a loro spese che la tecnica è la cosa che va vista per prima, cioè prima imparo lo schema motorio col paletto, okay? Dopodiché mi porto sopra i carichi. Il punto qual è? Due cose. Numero uno, io posso imparare la tecnica benissimo, ma poi se non ci metto il carico potrei comunque perdere la sta tecnica sotto il carico, proprio perché il carico, cioè, con il suo peso, mi sconcentra e me la fa perdere. Infatti, ti blocco, ogni volta che un ragazzino o un ragazzo incrementa il suo massimale, devi registrare quello che è la tecnica. Perciò l'importanza, quindi, vuol dire che quando aumenta il massimale, cioè ha una tecnica perfetta, usiamo un carico per capirci con 50 kg, portiamo a 55-60, ma sempre per fare un numero, sì, quindi un carico maggiore, questa tecnica pressoché perfetta si sporca, quindi perciò devi riprendere e ci deve essere sempre un tecnico che riesce a individuare dove va a portare questa difficoltà o questo errore, se vogliamo, tra virgolette, per incanalarlo e riuscire a ottenere un risultato efficiente. Ok, quindi quello che importa, questo è per non incorrere in dolori. Poi, se noi andiamo a vedere i campionati del mondo e vediamo persone che fanno il weightlifting e portano il peso sopra, questo lo vediamo sempre. Però vedere uno che lavora in una tecnica bella, corretta, pulita, e rispetto a una sporca,
sai benissimo che questo avrà più possibilità di progredire longevità. E l'altro, bene o male, prima o poi si ferma. Ok, la seconda domanda è: vogliamo tendere all'eccellenza, cioè ricerchiamo la tecnica perfetta. La tecnica perfetta è molto difficile, no? Non c'è nessuno, però. Quindi, benissimo, quindi nel mio ricercare la perfezione, quanto mi do di tolleranza se non sono così bravo? E mi spiego, perché è una cosa che io vivo da 4-5 anni, da quando sono partiti i social, a larga scala, che le persone che postano un esercizio, adesso lasciamo stare quelli che veramente no, sono da suicidio, però ci sono delle persone che stanno postando il proprio esercizio, che può essere lo stacco da terra, anziché lo snatch, anziché uno squat, che stanno imparando, ok? E vengono tacciati, ho visto vertebre schizzare, si è ammazzato, eccetera, quando la tecnica, ok, non è perfetta, però è, dal mio punto di vista, accettabile. Ora, nel tuo caso, tu come la pensi? Cioè, esiste la tecnica accettabile? Cioè, c'è un punto in cui dici, da qui non sta neanche andare avanti perché ti fai male. C'è un range tra come deve essere fatta a sporcarla prima di dire no, non se ne parla neanche? Sì, allora, diciamo che c'è sempre un range in cui si arriva a un punto che la tecnica si sporca, e sono le ripetizioni. Se io all'80%, ipotizzo, l'80% sono più o meno le 5 ripetizioni che si riescono a fare in un range buono. Potrebbero essere 6, come potrebbero essere 4, dipende un po' anche dal soggetto. Però di media più o meno l'80% me ne lavoro 5 e le posso lavorare con una velocità, con una coordinazione che mi consente di poter farle belle pulite. Oltre diventa più difficile. Se ne voglio fare 7, che nella pesistica o nel weightlifting non vengono mai fatte. Non è come per l'ipertrofia che andiamo sull'8x10. Sì, però non era questo l'obiettivo, non per andare fuori tema. Scusa. Quello che volevo dire io è, tu hai un atleta davanti. Sì. Deve fare uno snatch. Sì. Allora tu come facevi con me? Ti mettevi di fianco, giusto, okay. Ti mettevi a 3 metri e mi diceva, mi mettevo in setup, mi correggevi il setup. Sì. Culo più alto, portati più avanti, il petto aperto, guarda, no, avanti. Prepara, vai. Io lo facevo, ci vuole un secondo, non mi puoi correggere mentre parlo, quando lo mettevo giù mi correggevi, esatto. Molto bene. E mi dicevi, hai sbagliato qui, qui e qui, riprovalo, giusto? Sì. E facevamo così. Ci può essere un momento in cui tu vedi uno e dici, ok, parti e questo qua fa una merda totale e gli dici, no, non ci siamo proprio. Allora, se dovesse essere in quel caso, qual è la regression? Cosa deve fare uno? Allora bisogna prendere l'esercizio, sgretolarlo, e andiamo a parti di esercizio dove, allora, esempio, se nella parte finale del movimento, cioè nel punto dove tutti gli angoli, caviglia, tibiotarsico, bacino, sono tutti aperti, e questo mi parte con le spalle indietro, chiaro, il bilanciere ha una traiettoria diversa di quella che potrebbe essere la traiettoria più ideale, perché più lo tengo vicino al baricentro e migliore è la funzione del migliore è il gesto che sto eseguendo. Okay. Perciò in questo caso andrei a eseguire esercizi che mi portano a parte dell'esercizio. Okay. Ultima cosa, poi andiamo un po' avanti, poi sentiamo cosa ci chiedono loro. Com'è la programmazione della forza nel weightlifting? Allora, anche qua andiamo con i microcicli. Di sempre la tendenza più o meno, per come la trovo io buona, è di un 12-14 settimane, che penso che sia una programmazione ideale un po' per tutti. E ci sono le varie tre fasi in cui si lavora. In una dove si fa il volume, ma per volume non intendo un 8x10 o un 4x15, si intende un 5x5 e andiamo a lavorare su questi volumi per quello che riguarda le gambe. Cioè 25 ripetizioni totali. 25 ripetizioni totali per quello che riguarda le gambe, ma non per quello che riguarda gli esercizi tecnici o gli esercizi ausiliari, perché quelli andiamo tendenzialmente a un 4x4, un 3x5, sono tutti
Quindi diciamo un volume di serie medio, sì, medio, sì, medio, medio, con ripetizioni basse. Poi si passa con un carico, con un carico non molto alto, ma tendenzialmente siamo dal 60% all'80%. Quindi se abbiamo tipo 60% all'80% e facciamo perché 4x4 abbiamo sempre un buffer. Sì, perché siamo a un inizio, sì, 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 perché siamo a un inizio di preparazione. Okay. Teniamo sempre presente che nel weightlifting il recupero è molto importante. Non è che dobbiamo sottovalutarlo. Il recupero è una fondamentale. Se io ho un recupero idoneo, giusto, riesco ad andare avanti, se no... Il recupero è fra una serie e l'altra? Fra una serie e l'altra e una sessione di esercizio e l'altro anche. Però i recuperi vostri sono da A? I recuperi, se parliamo, vogliamo parlare strettamente a gara, il recupero è tra un minuto perché poi tocca a te a fare l'alzata. Però lì parliamo di un'alzata. Se sono in allenamento e faccio 4 ripetizioni, il minuto si allarga, diventa un minuto e mezzo o anche 2. Perché più ho recupero e più eseguirò il mio movimento corretto. Okay. Perciò questo è il quanto. Poi c'è la fase intermedia che si lavora, una fase di preparazione. Intermedia, cosa vuol dire? Il trimestre dopo? Allora, uno di volume, no, 4 settimane. Allora, un mesociclo di volume. Secondo mesociclo è un intermedio dove si lavora, prettamente si comincia a lavorare più sull'esercizio tecnico, perciò in questa fase si alza anche l'intensità. Perciò le percentuali di carico si alzano. Consideriamo che dal 70% in su sono allenanti, dal 70% in giù. No, per riscaldamento. Okay. Lo consideriamo riscaldamento. E il terzo mese? E il terzo mese è il pre-gara. E il pre-gara l'intensità schizza perché si va a testare le proprie capacità con i massimali per poi arrivare a un punto di queste 4 mesociclo, di queste 4 settimane, a scarico per arrivare a una fase di competizione bello, pieno, energetico, completo. Ok, quindi grazie a Fausto intanto, riassumo quello che ho capito io, e dopo voi mi dite cosa volete capire meglio. Vedete che chi si occupa solamente di forza, perché come dicevo prima, un weightlifter, il suo scopo è quello di sollevare più peso, vanno per trimestri dove lavorano in fase di volume, poi aumenta l'intensità e poi lavorano tutto in submassimali, quasi doppiette, singole, doppiette, triple su esercizi un pochino questo, più. E questo è il modo con il quale si lavora la forza nel weightlifting da chi abbiamo memoria. Più o meno, perché... Il tuo maestro era bulgaro o russo? Io avevo un allenatore che si chiamava Pignatti, che attualmente non c'è più, però poi ho avuto un allenatore russo. Ecco. Quindi lui ha anche esperienza di scuola russa. Okay. Sì. Dico questa cosa qua perché quando è stato elaborato il Kong viene da esperienze, quindi da database di atleti weightlifter russi. Quindi quello che dice lui in parte fa parte del retaggio di preparazione e di studio di quello che è la preparazione. Poi, non è quello che dico, è quello che ho anche fatto e che fanno anche altri, cioè è una cosa un po' concreta, non è solo scritto, è roba, roba sul campo. Certo, esatto. Certo. Molto bene. Vabbè, volevo prendere un assist, scusate. Sì. Certo, no, fuori più che volete. E nel senso che quando lui parlava, spero che mi sentiate perché sono un po' afono. Quando lui parlava, mi è venuto in mente una cosa, perché giustamente poi io parlerò del concetto di come utilizziamo la mente, non il cervello, poi c'è una piccola differenza, è grossa, però cerchiamo di renderla piccola per semplificare, che è il concetto, per esempio, che un atleta quando si muove deve visualizzare e pensare il suo movimento. Quindi nel momento in cui Luigi faceva la domanda, quando ti fermi col carico, quando è troppo, quando lo puoi sporcare, eccetera, e probabilmente, e mi riaggancio stavolta a un concetto che hai fatto tu, una bella puntata, di flow. Il flow è una cosa molto complessa, che non parte solo esteticamente o fisiologicamente o motoriamente, ma parte ovviamente dalla testa e da altri meccanismi. Quindi se l'atleta è in flow, vuol dire che lui non percepisce il carico come alto e non percepisce il movimento come fuori dalla sua portata,
ma riesce a mettere insieme questo concetto di rapporto tecnico-forza in maniera equilibrata. Eventualmente correggimi se o sottolinea dei punti. Viceversa, quando la mente esce da questo concetto, l'atleta perde questo tipo di sensazione, cioè questo tipo di concentrazione, che lo irrigidisce, che lo blocca parzialmente, che può addirittura, peggiorando la cosa, frustrarlo perché si sente teso, si sente fuori da questa zona, ovviamente il carico diventa alto, ma non è un'oggettività di carico probabilmente, è un momento di carico che è in rapporto con l'atleta, cioè l'atleta può trovare un carico che per lui è un blocco e in quel momento, o perché un giorno no, o perché è la testa che dice no, o perché c'è qualcos'altro, esce dal percorso. Questo non avviene quando parliamo di bodybuilding, perché normalmente il meccanismo motore è più semplice, spesso il bodybuilder utilizza macchine e nell'utilizzare la macchina la testa può andare direttamente nel muscolo fino alla fatica estrema, quindi fino a sporcare, quando può sporcare con un movimento guidato, non è chiaro, quindi fa una pezzolaccia guidata, muove il braccio, fa un po' di breakdance, vuole dire quella la spinta, e quindi ovviamente la mente deve andare nel muscolo perché non c'è più una ricerca del movimento e di quel flow che è il meccanismo generale dello sviluppo del gesto. Mi fermo perché siamo proprio... E dopo andiamo avanti. Hai ragione, il concetto è sempre quello che oltre al meccanismo automatismo che si ha nelle alzate, giustamente i fattori che subentrano ti spostano la visione di quel momento che stai facendo l'alzata. Poi un blocco può venire a 100 kg perché è il numero grosso e ti blocca. Però è vero, e va detto perché io lo provo su di me, ma anche adesso, che se io devo fare un lento, un military press con, che ne so, 80 kg, adesso dico un numero, la mia mente approccia in un modo. Se io, per assurdo, voglio fare quegli 80 kg alla multipower, dove non me devo preoccupare minimamente perché non andrà da nessuna parte, devo solo spingere su, io cazzo ci do dentro e cazzo tu vai su, perché tanto non me devo preoccupare d'altro. Però se non ci fosse la multipower saresti mentalmente... Ma infatti, ma poi è ovvio, cioè io dico ok, però io voglio fare l'atleta, io voglio comunque essere capace di puntare sul carico con il mio corpo, no? Tipo il bambino che... Questo è un'altra tematica. Ti faccio un esempio stupido. La ragazza che stava facendo lo squat e mi dice 130 li faccio bene, 135 mi piego e non riesco a farli. Ho visto l'alzata e io ho detto ma guarda, tu cedi perché hai paura. Bene, facciamo l'alzata, ti sto io dietro, vai tranquilla. Ho fatto 130, doppio, facciamo 135, tranquillo, 138, a meraviglia. Ho detto, guarda, se ti la sicurezza che perché la sicurezza che ti impone un allenatore, uno che ti stimi, che stimi o chiunque che ti dà questa sicurezza, certo, vai più tranquillo, certo, anche quando sei in gara, chi hai dietro che ti supporta, certo, che ti incita, vai e hai l'adrenalina per fare l'alzata. È molto importante. E quindi questo è l'argomento che faremo parlare. Anzi, visto che l'abbiamo introdotto senza spezzarlo, per poi tornarci, vado. E quindi vado. Ragione al filino! Alle 8 dice... No, allora... Provo a partire perché l'argomento è veramente vastissimo, vediamo se riesco a farvelo metabolizzare in qualche modo. Allora, il rapporto mente-cervello intanto è una cosa un po' particolare, quindi il cervello è un organo, quindi per essere semplicistici diciamo che è l'hardware, ce l'abbiamo tutti, no? Ma il software è quello che avete caricato, e quindi come l'avete caricato? L'avete caricato con una serie di esperienze che vi portano a vedere delle cose in una certa ottica, è facile, è difficile, è grosso, è piccolo, è alto, è basso, è bello, è brutto, e via. E in tutto questo meccanismo mentale, che alla fine è proprio mentale, la vostra mente, che la parola non dà molto senso di affidamento, perché mente, la parola... Ha fatto la così. Mente perché mente. La vostra mente vi dice delle storie. Perché voi dovete sapere che noi generalmente, noi quando ci troviamo, facciamo quattro battute e una parola seria. Solo che se facciamo la diretta così, ridiamo noi e non vi aiutiamo a fare. No, però era un giochetto, ma per dire che semplicemente non potete fidarvi di quello che percepite, anche se è la vostra realtà. Perché la mente comunque mente, perché dissocia delle cose, quindi quelli che hanno studiato un po' di PNL sanno delle cose, sanno che ovviamente ci sono dei meccanismi di cancellazione, distorsione, generalizzazione, che sono quello che voi andate a percepire. Quindi guardando un film, la prima volta voi percepite delle cose, la seconda... Hai visto, ma si è portato un amico a vedere il film con voi, voi l'avete già visto, notate, ma lui non nota come non avete notato voi la prima volta.
Allora, torniamo oppure al punto. Vedi delle cose che nella prima non avevi visto, eccetera. Esattamente. Quindi, che succede anche nei libri. Esatto, assolutamente. Anche nei libri, come succederà in questo diretto, quindi magari vi invitiamo a rivederlo. Allora, il concetto, per tornare a noi, la mente, quindi avete capito cos'è, e il cervello invece è un'altra cosa. Ok? A questo punto bisogna capire come possiamo direzionare la mente. Io volevo fare un discorso molto semplicistico. La mente possiamo usarla utilizzando tre punti di visione differenti, oppure tre visioni, diciamo così, parametriche, con dei parametri che non sono identici. Allora, la prima visione parametrica è quella che ci dice il classico concetto che io e te, che siamo nel Badepiti da tantissimi anni, lui più sul palco, è più famoso, più tutto, invece sarebbe nascosto. Lui però più grosso. Per fortuna che lui era grosso e non gareggiava, sennò... Nell'ombra. A me dice, non è l'ombra delle pulizie, per cortesia. Che è quella famosa della mente nel muscolo. Allora, questo concetto della mente nel muscolo, io l'ho sentito da tanti anni, quando ero ragazzino, e in maniera un po' semplicistica è una forma di concentrazione alla fine. Cioè, in pratica, io mi sto concentrando e sto visualizzando quello che deve avvenire. Che era Frank Zane anche. Esatto, sì, no? Sì, assolutamente. Beh, lui era uno dei più avanzati. Però anche Arnold diceva, io quando alleno gli bicipiti penso che i bicipiti diventino come montagne. Allora, un esercizio che la dice lunga su questo è il bicipite in concentrazione. Se non siete concentrati su quell'esercizio, si chiama così. E va bene. Comunque, cosa vuol dire? Che io con la mente sto lì, cioè non sto nel movimento, non sto quindi in quello che faccio, perché ovviamente è facile, come avevo detto prima, è un movimento più semplice, non è da atleta, e sto nel muscolo. Questo tipo di effetto può richiamare sangue, perché quando mi concentro accumulo sangue in una zona con più facilità, posso riscaldarla meglio, posso attivarla meglio. E quindi passiamo un attimo al secondo punto, perché la mente del muscolo è un concetto complesso, ma alla fine semplicistico nel suo sviluppo. Il secondo punto è che entra la fisiologia, poi magari se vuoi fare un po' meglio tu, ma in maniera molto veloce, in fisiologia si vede che le attività neurali, elettriche, che vanno dalla trasmissione dell'impulso e che possono prendere addirittura dei neurotrasmettitori importanti come l'acetilcolina, oppure possono far schizzare la famosa adrenalina alle stelle, riguardano ovviamente la vostra concentrazione, cioè la vostra capacità di attivare quella zona muscolare oppure quei gruppi di muscoli. E quindi questo è un altro punto ancora, perché qui stiamo parlando di un rapporto di fisiologia e di attivazione di carico. Faccio un esempio. Uno può essere ben concentrato, tipo Zen, e fa i bicipiti in concentrazione. Un altro può attivarsi, arrabbiarsi molto, almeno internamente o con la concentrazione o con la volontà, per staccare un bilanciere da terra molto pesante. Con due approcci diversi, esatto. Però con lo stesso risultato. Esatto, il movimento è più complesso, il secondo rispetto al primo, però richiede anche un'attivazione generale maggiore e quindi un'increzione importante. C'è un bel video di Eddie Hall, quello che parla proprio di 500 che distacco la terra, che parla di come ha acceso il suo cervello pensando, lavorando con psicologi, perché poi ovviamente tutto il resto. Sono tutti i coach. L'ha sempre preso. Quelli veri coach. Esatto, quelli veri coach. No, perché oggi, cioè, l'altro giorno sono andato a comprare la frutta e c'era scritto che lui era un coach dell'ortofrutticola pure. Sì, pure coach. Perché lui ti fa coaching, ti spiega la differenza tra il sedano. Ma un po' saranno tutti carrozze. Esatto. Vabbè. E quindi questo secondo approccio... Rido un po' perché fare il coach credo che sia una cosa che richiede intanto conoscenza di come funziona la mente umana e quindi studio. Anche essere un po' portati a farlo, perché ti garantisco che richiede grande energia e anche voglia di cercare di capire le persone e voglia di stare ad ascoltare. E appunto ascoltare le persone e ascoltarle al fine di capire come funziona il loro cervello perché poi lo usino a loro vantaggio nelle cose, noi che parliamo di sport, ma il coach che è insomma, quello mentale, quelle persone per relazionarsi meglio, per stare meglio con se stessi e relazionarsi meglio con gli altri. Questo sarebbe il coach, che deriva dalla parola coach carrozza, ti porto, no. Poi, che sia di moda che tutti sono coach, con tutto il bene che posso volere, come dire che uno a 12 anni non può essere laureato. Perché? Perché non ce l'ha l'età, non ha maturato tutti gli stadi per arrivare a essere un laureato. Ora, fare il coach, io credo che uno può fare il coach, forse se avrà cominciato a 20 anni, 18, lo potrà fare a 30, 32, 35. Perché? Perché hai maturato gli stadi che ti servono e allora poi ti puoi chiamare coach. Deve raccogliere un bagaglio di esperienza. Ma che ti metti una maglietta con scritto coach dietro perché te la sei fatta stampare? Cioè, ecco, voglio dire, in Italia esiste sta roba qua. Certo.
Era così una piccola riflessione personale. Vai, giustissimo. Ti faccio una domanda che penso che interessa a tutti. Sbaglio se dico che quando c'è la connessione mente-muscolo io mi creo una visualizzazione? No, assolutamente. È giusto, è così. Assolutamente. Quindi quello che importa è avere una visualizzazione, che sarà quella nostra, ognuno c'ha la sua, che lo aiuta ad avere il migliore approccio, no? E la sua massima potenzialità nei confronti poi del gesto. Perché è ovvio che se io faccio questo movimento, io sto facendo un curl, cioè sto facendo una flessione, per italiano, dove cosa succede? Che il bicipite si contrae, sì o no? Questo è inequivocabile. Che ci piaccia o no, questo sta succedendo. Ora, io posso pensare al gesto, quindi una flessione, posso pensare che sto tirando su un gatto morto, o un peso più grande, o quello che voglio io, o che sono Batman che sta spostando la macchina di uno per salvare quello sotto, sempre quello è il movimento. Sì. Sì. Oppure posso pensare appunto che la mia mente, il muscolo, come diceva Arnold, che il mio muscolo diventa una montagna, cioè che il mio muscolo diventerà più grosso. È una visualizzazione che ogni individuo si creerà la sua, quella che a lui, lei, funziona meglio. Sono giusto su questo? Per cui, e qui mi permetto... Dovrebbe farlo, perché sennò poi ci sono disconnessioni. Okay. E qui dico la mia, come Luigi Colbax, per quanto riguarda... adesso c'è la teoria dei punti di contatto. Questa teoria dei punti di contatto o è amata o è odiata, non c'è un punto di mezzo. Ci sono quelli che seguono questa teoria come se fosse l'oro colato portato giù da chi era Mosè, che veniva giù dal Sinai, era Mosè, ma sbagliava il nome, Giovanni, okay. E quelli che invece dicono è un coglione, ha sbagliato tutto, eccetera. Allora, come sempre, la verità sta nel mezzo, cioè chiedetevi che cosa porta, perché viene detta e che cosa vuole dire alla fine, cioè che io mi immagino i punti di contatto con io sono a contatto di qualcosa, vado a contatto di qualcos'altro, o che mi immagino di essere Batman, o che mi immagino... È una visualizzazione. È un modo per esprimere un concetto di mente e muscolo. Una cosa che probabilmente molti di quelli che ascoltano... Questo per mettere in buona pace tutti quanti, no? Perché qua o è bianco o è nero, e invece, signori miei, ricordatevi che di bianco e nero c'è solo la Juventus. No, magari molti resteranno un po' e la televisione, sorpresi di queste considerazioni, ma la realtà è che il pensiero da sempre era stato considerato qualcosa di metafisico, no? Distaccato dal corpo, quindi qualcosa sì di mentale, ma che alla fine non avesse una correlazione diversa con i meccanismi fisiologici. È vero esattamente il contrario, cioè il pensiero è dimostrato ormai scientificamente in modo assolutamente accreditato che ha delle influenze dirette e molto potenti sui funzionamenti fisiologici. Pensate quando voi pensate a qualcosa che vi fa paura, che vi fa rabbia. Pensate alle alterazioni fisiologiche sul battito cardiaco, sulla respirazione, sulla somatizzazione. È un punto di passaggio fondamentale. E quindi ci sono stati anche degli studi fatti su... Ma anche la posturologia viene influenzata. Cioè, assolutamente, tutto. Ma questo ce ne accorgiamo quando facciamo i giudici. Quando passa una bella ragazza, cosa succede? Esattamente. Non si è consumato. Ma a me quasi niente. A me? Cosa succede? Cosa succede? Lui, se sono seduto, quando passa una bella ragazza, cosa succede? Ma deve essere bello. Deve essere bello. Mi giro la testa da solo. Ma di là, al contrario, perché sono sposato. Questo parliamo, però non fa differenza sul fatto che l'esperienza sia stata vissuta veramente oppure no. Ci sono giocatori, per esempio, di golf che sono rimasti fermi anni, hanno ripetuto mentalmente il gesto, che sono tornati sul campo e non hanno perso nulla dal punto di vista coordinativo. Quindi può venire meno la capacità condizionale, quindi il trofismo muscolare, la forza, la resistenza, ma in termini di schema e di controllo può rimanere tutto inalterato. Voglio dare due numeri. 13,5 e 10,8 sono due numeri su Milano e su Milano. Esatto. Fatto così, no? Così magari non c'è. No, dai, 13,8 e 10,5. Sì, esatto. Diciamo, questo dai numeri. Allora, sì, sono dei numeri che sono delle percentuali di incremento della forza dei flessori del braccio, quindi tradotto bicipiti. E sono riportati in due studi diversi, di cui gli autori sono differenti, però c'è sempre dentro
una certa Cleveland Clinic, quindi sono studi americani, poi c'è anche l'Università del Texas, del San Antonio, e altri esperti. Cosa hanno fatto questi qua? La cosa che sconvolge un po' è questa. Il primo studio, quello da 13 e rotti, ha provocato questo incremento di forza del bicipite, coinvolte, diciamo, da intorno ai 30 anni, quindi giovani, si sono concentrati più volte al giorno nel pensare di flettere il bicipite, senza fare esercizio. E questo ha attivato delle connessioni neuromuscolari, probabilmente anche qualche piccola produzione ormonale, voglio anche suggerire, perché comunque l'epigenetica fa anche questo sul DNA, abbiamo parlato prima degli ormoni, della connessione, e senza muoversi questi hanno prodotto questo effetto. Ora, gli altri da 10 e rotti invece l'hanno fatto, sì, allo stesso identico modo, però pensando due cose diverse, cioè vedendosi da fuori, quindi si chiama visualizzazione esterna, e guardandosi come se appunto fossero nel loro corpo, come normalmente succede a tutti noi, quindi interna. Funzionava all'interno e non funzionava all'esterno. Quindi pensate che piccola differenza fa il cervello. Se tu ti guardi da fuori e visualizzi che tu da fuori fai il gesto, magari puoi migliorare il gesto, perché poi è successo anche questo in altri studi, però funziona meglio se ti vedi da dentro. Però funziona meglio se ti inserisci dentro. Addirittura molti esperti dicono che ognuno di noi ha delle caratteristiche associative con uno dei cinque sensi. Ovviamente togliamo l'olfatto e il gusto, che non ce ne frega niente quando ci alleniamo, però abbiamo l'udito, la vista e il tatto, che se uno di noi utilizza di più, quindi deve sentire il bilanciere con il palmo nudo, oppure deve guardare un punto particolarmente importante per lui, perché si focalizza, perché annulla il contorno e il contesto generale, oppure deve sentire della musica particolare, quindi sono tre fattori esterni, dei propri settori esterni, quindi estero. Ma che poi c'è il piede, perché è visivo, di bravissimo, quindi a seconda di come tu sei, organicamente portato, proiettato, uno di questi tre, ovviamente visualizzi te stesso con l'accentuazione di questa cosa. E questo funziona. Ora, io, tornando al discorso banalissimo, ovviamente del muscolo, che poi banale non è perché è complesso, io mi chiedo, quando vado in palestra, perché io ancora vado in palestra, anche io faccio delle cose, come penso tutti voi, no? Adesso è così gonfio? Sì, allora, non è che poi visualizzare. Non è che visualizzo e basta, cioè, mi alleno. E mi accorgo che tutti hanno uno strumento che dicono che serve per misurare il tempo. Allora io quando che penso a questo, penso il cronometro, penso all'orologio, no? E invece il cellulare. E questo strumento che misura il tempo, in realtà, visto che il tempo passa, è un tempo di distrazione. Esatto, la faccio, mi butto un po' i messaggini, guardo le cose, faccio, ci sta. Questo sconnette, distrae. Bravo. Quindi parliamo di mente e muscolo, ma questo, la concentrazione la porta completamente fuori pista. Quindi, ecco, mentre vi dico sto cellulare, qualcuno si fa le foto, qualcuno fa i selfie, potete fare, ripeto, quello che volete, però la mente, come ha detto Luigi, è andata, cioè se ne va. Questo, detta così, gioca a mio sfavore, perché adesso mi attacco una cosa. A brevissimo, cioè entro questo mese, uscirà l'applicazione per telefonino MyCallBox, che è un'applicazione gratuita che ognuno si può scaricare sul proprio telefonino. Avrà diverse cose e andrà aumentando i servizi che sono all'interno. Molti sono gratuiti. La programmazione tipo il Kong, ovviamente, tu la puoi vedere solamente se sei abbonato al Kong. Però io ci ho pensato anch'io a sta roba qua, perché effettivamente qualcuno dice: ma scusa, ma a me il telefonino mi distrae, amore mio. Il telefonino è un pezzo di plastica, metallo, eccetera. Dipende come tu adoperi il telefonino. Se tu il telefonino metti tutto in silenzioso e ti guardi solo l'app, quello che ti serve, tu hai uno strumento tecnologico che ti aiuta, okay? Perché ti fa dei cali, fa delle cose, invece che avere il fare. Tu sei sul pezzo, cioè tu sei focalizzare uno strumento. Quindi l'importante è come si usa il telefonino. Non è una distrazione, è una focalizzazione. Ma chiaramente, se voi sul telefonino guardate delle cose che in quel momento proprio preciso non vi servono, contrariamente a quello che farebbe lui, perché c'entrerebbe l'obiettivo, allora è come il discorso della pistola. Esatto, è buona cattiva. È luce, no? È buona cattiva. Esatto. La gente mi dice: la cattiva per fa male, ma la cattiva che fa male. Sei tu che ti fai male con la cattiva. Quindi ci siamo, no? Quindi è importante questo. Prima di andare a vedere altre cose, guardate dov'è la vostra concentrazione in palestra mentre vi allenate. E soprattutto se avete modo di seguire delle interviste, di sentire degli atleti di livello, vedrete che pressoché tutti vi dicono sempre la stessa cosa. Io sono concentrato, io mi guardo, e vi racconteranno la loro visualizzazione. Allora,
faccio un piccolo... Sì. A volte alcune alzate sono le migliori quando non vai in pedana, non vedi nulla davanti, wow, non senti niente, ma hai la sensazione, il contatto con il bilanciere, sì, e lo porti dove vuoi tu, perché quando sei a contatto con il bilanciere e hai questa esperienza, questa sensibilità di tenerlo vicino, che ti passa vicino, senti che striscia, senti tutti i punti, sai dov'è, dove prenderlo, quanto andare sotto, quanto anticipare. Ti senti tutto il movimento, senti in ogni momento. E regolarizzi il movimento. E questa è una delle cose che si dice concentrazione. Quando sei concentrato, elimini tutto. Infatti, Fausto, mi sembra che ci siano alcuni atleti che fanno i massimali migliori, che ci sono alcuni atleti che fanno i massimali migliori non in gara, ma in allenamento. Perché sono più tranquilli che sono nella loro palestra. Esatto, ma i massimali in allenamento hai la tranquillità, c'hai tutto, recuperi quanto vuoi, non hai il tempo da seguire. In pedana ci sono mille fattori. C'è mente che stai alzando, ehi sì, Tony, ci vediamo stasera! Che parla il cellulare, quell'altro che gli parte la suoneria, il pubblico che si muove, passa davanti. Sono tanti fattori che devi saper superare, chiaramente. Certo. Se riesci a isolarti ed avere la tua visione di quello che stai facendo, anche se vedi tutto, ma non lo vedi, certo, queste sono le alzate migliori. Esatto. Garantisco, perché le vengono venute così. Un piccolo dettaglio, siccome parliamo di allenamento, anche questo è allenamento. Cioè, la mente deve allenarsi a fare questo. Invece, se io entro in palestra, comincio a cercare l'amico, comincio a cercare l'ambiente sociale, la domanda, cosa fai domani, cosa facciamo stasera, cosa hai fatto ieri, e parlo, la mia concentrazione si è andata. Provate a fare qualsiasi cosa parlando, il risultato sarà più difficile. Quindi scrivete, parlate, disegnate, parlate, suonate la chitarra e parlate. Cioè, è ovvio che ho fatto una cosa, fate l'altra. Quindi il parlare porta fuori pista quello che è l'obiettivo che dovete raggiungere con la mente. Guarda che comunque fondamentalmente è questo discorso di concentrazione. Io facevo la gara di parlare di oratorio, di parlata. Ah sì, andare a fare la guida da 200. Ok, passiamo invece a parlare di ipertrofia. Sì. Ora faccio un piccolo prologo. Faccio un'anticipazione che ne parlavamo noi prima che partisse la diretta. E siccome siamo tutti di primo pelo, facevamo il calcolo di come negli anni 60 ci fosse molto il culto della forza. Chi di voi ha voglia di andarsi a vedere le biografie dei culturisti, anzi ancora prima, anni 40, 50, 60, stiamo parlando di strongman, ok? Veramente gente forte, che tirava su carichi pazzeschi. Quando ho cominciato io c'era, a parte che le palestre non esistevano, cioè gli scantinati erano di powerlifting o weightlifting, e come contorno c'era la cultura fisica. Quindi, quando sono arrivato io, erano già, weightlifting ovviamente era già una disciplina che andava con il suo, perché il gesto è completamente diverso, però facevate la muscolatura. Allora, fino al 1972, c'era l'esercizio che si chiamava distensione lenta, che veniva sempre portata con un clean, con una girata al petto, e veniva fatta questa estensione. E lì si lavorava molto più lentamente, molto più di forza. Infatti poi nel tempo si è cambiato la fisiologia, togliendo questo si è cominciato a inserire la velocità, la cosciata più profonda, perché facevano la sua infatti pesata. Abbiamo delle foto anche di Sergio Liso, sì, mi pare, no? Sì, o anche altri campioni di culturismo che facevano questo, l'hanno tolta, questa è stata tolta perché era un gesto incontrollabile, perché non riuscivano a sedimire quando li andavano. Fare il press dritti è una cosa, cominciare a inclinare, fare la spinta, diventava problema. Poi c'era gente molto flessibile che riusciva e quindi batteva gli altri, però stiamo andando fuori tema. Sì. Allora, quindi il punto qual è? Che c'era questo culto della forza, e questi culturisti erano, per quello che erano le conoscenze, soprattutto alimentari del tempo, e poi... Vabbè, è vero che dicono che gli anabolizzanti sono partiti negli anni 40, ma credo che ci fosse ben poco, ma molto ben poco. Gli anabolizzanti sono proprio partiti negli anni 70, a larga scala. 80 non se ne parla. Nell'80 proprio poi c'è stata la fila della gente. Se tutti i culturisti, tutti no, per fortuna loro, ma la stragrande maggioranza di culturisti che erano agli apici negli anni 80 sono già morti. Sono morti a 40 anni, 35 anni, 50 anni, gente della mia età, tutti andati. Proprio guardavo l'altro giorno
Io qua adesso non vi faccio vedere, no, vi faccio vedere. Vedete tutti quegli scatoloni là? Ecco, quelli lì sono strapieni, zeppi così, di riviste di bodybuilding. Riviste in lingua italiana, tedesca, francese e americana. Cioè tutto quello che riuscivo a trovare, portavo a casa, tutto là. E quindi sfogliando mi sono ritrovato, questo è morto. Quindi questa scia che ha avuto questo esploit negli anni Ottanta ha creato cosa? Una credenza sbagliata dell'allenamento, perché noi, almeno io, sono venuto su il sistema Wader 3x10, però dopo hai riportato sempre, tu vedevi i video, beh, i video sono arrivati dopo, però ti si diceva che dovevi tirare a cedimento, ma neanche a cedimento tecnico, a cedimento della morte. Tu dovevi tirare sul peso come andava, basta che andava su. Poi addirittura, no aspetta, poi non ci facevi tu, le forzate, le negative, con l'aiuto, le mezze, le bruciature. Okay? E tu andavi fuori di testa, io pesavo 75 kg. E tra l'altro, aspetta, eravamo scemi come pochi, perché vedevi Schwarzenegger e diceva, io faccio 25 serie di gambe, e tu cosa facevi? 25 serie di gambe? Cioè, capite come dire che trovi Valentino Rossi che ti dice, sto vado in curva ai 200 all'ora, e ti dice, ah, ma devo andare 200 all'ora. Cioè, tu sei entrato in palestra 2 giorni prima, sì, quindi facevamo questo peccato qua, io le ho fatte. Ma poi era tutto così, perché anche le riviste, poi avevamo, sì, già io ero mezzo analfabeta, quindi leggevo poco, guardavo le figure, e così. Però abbiamo avuto tutto questo periodo. Poi adesso c'è questo ritorno del power building, si chiama power building, no? Hanno un po' ricapito la forza, quindi se vogliamo il power lifting, però alla fine che fa crescere i muscoli, signori, è la parte dell'allenamento per l'ipertrofia, che non è quello della forza. È corretto quello che dico? Sì, sicuramente. A te la parola. Sicuramente ci sono dei punti di contatto e delle correlazioni tra l'ipertrofia e la forza, questo è indiscutibile. E tra l'altro mi ha fatto molto piacere che abbia iniziato Fausto, proprio perché mi ha dato una serie di input e di link che ritengo utili di chiarire. Prima di tutto parliamo di pesistica olimpionica, parliamo di uno sport. La cultura fisica può essere uno sport nel momento in cui arriva la componente agonistica, ma fondamentalmente quello che abbiamo cercato di fare anche con la fondazione dell'NDF 10 anni fa è di dare alla cultura fisica una connotazione conservativa e di promuoverla come uno stile di vita, quindi con una maggior conservazione della salute e della longevità atletica, per evitare poi tutti i possibili danni conseguenti da un approccio troppo estremo. Allora, quello che è successo nel periodo storico, l'hai detto tu prima, è stato questo. Cioè, si parte dagli strongman, si parte dai sollevatori di peso, l'ipertrofia è un fattore incidentale collegato all'allenamento. Hai la genetica per sviluppare una certa tipologia di fisico, allenando in quel modo cresci, e in effetti ci sono dei sollevatori di peso olimpionico che facendo solo stacco, squat, girata e snatch, hanno dei fisici che potrebbero tranquillamente stare su una pedana. Assolutamente, però senza nessun problema. Però sono già portati. Perché c'è una base genetica, che ovviamente è una realtà, che nel meccanismo dello sviluppo dell'ipertrofia ha un suo valore. Però, comunque sia, sebbene nella cultura fisica naturale ci siano una serie di categorie molto numerose, categorie femminili, ci sono delle basi fisiologiche per le quali lo sviluppo dell'ipertrofia può risultare ottimale rispetto a un approccio unico e solo. E sono quindi lo sviluppo e l'allenamento della forza, che sviluppa un livello di ipertrofia chiamato ipertrofia miofibrillare, perché ha delle rilevanze fisiologiche specifiche dettate da questo tipo di allenamento, che sono l'ispessimento e l'ingrossamento della fibra muscolare e l'incremento del numero delle fibre muscolari. Quindi a un certo punto noi nella stessa unità di muscolo, immaginate il muscolo come un cavo dell'alta tensione, con fuori una parte connettivale, all'interno tutti i cavetti della corrente che sono le miofibrille, che vengono attivate poi dal sistema nervoso. L'allenamento di forza cosa fa? Aumenta la dimensione e il numero di queste miofibrille all'interno di questo manicotto, quindi aumenta quello che viene chiamato nel gergo la densità del muscolo. Il muscolo appare più duro, non si espande al massimo livello, poi vedremo il perché, però acquista un'intensità e un volume di un certo rilievo. Questo sia per l'ingrossamento della fibra muscolare, nel muscolo esistono delle fibre muscolari chiamate fibre satellite, cellule satellite, che vengono stimolate da questo tipo di input fisiologico e hanno due effetti. Da un lato
si fondono con la cellula muscolare, scendono in nucleo e quindi la cellula diventa in grado di sintetizzare più materiale contrattile, di sintetizzare più proteine e quindi di aumentarne la forza. Dall'altro si fondono tra di loro attraverso i mioblasti e formano nuove cellule muscolari. Quindi questo è il trattato di anatomia. Questo è adesso deve essere sempre più parte. Tu immagina che io avendo due neuroni. Allora, questo no. Uno è a riposo. No, è a riposo. Adesso mi vai, adesso semplifichiamo tutto. Certo, basso, cerchiamo di essere popolari. Abbiamo capito che il 2% ha capito quello che dice lui. No, allora, però vi garantisco che ha ragione. Allora, ragazzi, questo per dire cose in sintesi, che l'allenamento di forza sviluppa ipertrofia, sviluppa funzionalità, sviluppa coordinazione e soprattutto è durevole nel tempo, perché avete delle mutazioni strutturali che non se ne vanno. Io mi permetto di attaccare quello che dice lui, è durevole nel tempo, è durevole nel tempo lo sviluppo muscolare che avete, e ve lo dico perché, proprio perché io per 10 anni, ma di più, ho lavorato solo di ipertrofia con l'allenamento, quello chiamiamolo doped. Il punto qual è? Che tu, se non hai una base di forza dietro, se non hai il manicotto con queste miofibrille che si sono moltiplicate, che si sono rafforzate, che gli hanno dato la densità, tu come l'hai tirata sul volume lo perdi anche, mentre una persona che ha curato la forza lo perde più difficilmente, e se lo perde lo guadagna più facilmente. Questa è la famosa memoria muscolare. Se cazzo vuole dire la memoria muscolare, mica era una memoria, era solo una questione che se c'era una base di forza dietro andavamo da qualche parte. Chi è stato forte è anche un bel fisico adesso, di quelli, per dire, ma chi invece ha fatto solo ipertrofia, adesso chi ha la mia età si guarda intorno, guardate quelli coetanei miei o coetanei vostri, se siete intorno alla mia età, che hanno fatto il culturismo. E guardate cosa sono. O sono dei ciccioni della Madonna, perché non si sono più preoccupati di mangiare, o si sono fottuti la tiroide facendo pratiche allucinanti, oppure sono diventati dei vecchietti così che non sanno niente. Okay. Il punto è questo, che nella... quelli che hanno fatto solo l'ipertrofia. Quindi la forza fondamentale. Secondo te, in percentuale, quanto? Quanto 20, 15, 25? No, decisamente di più. Decisamente siamo sopra i 60-70%. Quindi moltissima forza. Moltissima. Nel natural sì, perché lo sviluppo, l'allenamento della forza stimola gli ormoni, che sono la vera chiave per l'aumento dell'ipertrofia. In realtà non possiamo sintetizzare proteine se non stimoliamo il sistema ormonale, che può essere stimolato solo da questo tipo di allenamento e da un corretto recupero e da una corretta alimentazione. Ok, ti faccio un po' l'avvocato del diavolo. Tu dici, mettiamo un 60%, quindi il restante è sarcoplasmatico, senza adesso ci capiamo, sarebbe quello che è l'ipertrofia. L'ipertrofia estetica, okay, non funzionale. Faccio un'ipotesi. Se io cambio le percentuali e dico 60% da ipertrofia e 40% di forza, secondo la tua esperienza ovviamente, siamo più o meno lì, cambia di tanto, cambia naturalmente, o più o meno siamo lì? Cambia di molto, perché in realtà lo sviluppo della forza parte ovviamente da una base coordinativa, quindi leggera, e quindi è normale che all'inizio ci sia un debole sviluppo ipertrofico associato a uno stato infiammatorio, quindi all'ipertrofia sarcoplasmatica. Ma poi in realtà il grosso cambio di direzione in termini di funzione, di stimolo ormonale, non riesco ad averlo mantenendo quel sistema. Perché? Perché è molto oneroso, perché infiamma costantemente l'organismo, perché richiede un'alimentazione molto specifica, perché richiede una base genetica che è molto elevata. Pochi atleti riescono a rispondere in modo durevole a uno stimolo semplicemente sarcoplasmatico. Certo. Infatti era per quello che poi la gente sì. Cioè. Esattamente, infatti il punto è quello. Poi ci sono ovviamente... Abbrevia la strada. Sì, abbrevia la strada, però vai anche l'impegno. Supplisce quello che dovresti fare tu. Certo. Poi è chiaro che anche nell'allenamento ottimale, nella periodizzazione migliore, nelle condizioni perfette, è chiaro che può variare il risultato finale da atleta a atleta. Certo. E purtroppo quello che viene valutato sul palco non è come uno si allena, ma quello che alla fine costruisce. Quello che vedi. Questo è un modello e il limite. Secondo te una programmazione per l'ipertrofia, come è strutturata, quanto deve durare? Dipende dal livello di partenza, di base. Molto importante. Assolutamente importante. Questo che dice lui, scrivetevelo, tatuatelo qua. Se Luigi tu mi dici quando posso impiegarci io per fare una gara di natural bodybuilding,
ti posso dire 6 mesi, ecco, forse anche meno. Adesso mi tocca avere già. Non era casuale. Sì, sì. Se parliamo di ginocchia, quindi se ci vuole anche 2 anni, ci vuole un investimento di tempo. Io direi in linea di massima dai 6 mesi a 1 anno, dipende dal livello dell'atleta, però sì, sicuramente una programmazione lunga garantisce risultati migliori e di evitare di stressarsi troppo per salire sul palco. Questo che portatevelo a casa, sul palco bisogna è meglio una programmazione lunga piuttosto che una corta, anche per me. Perché tutto quello che causa trauma fisiologico alla fine si traduce in un miglioramento delle condizioni. Cioè, va bene, cominciamo con le domande. Okay. Allora, Alessandro Polo chiede, e per quanto riguarda la qualità muscolare, allora intanto bisogna vedere che cosa intendi tu per qualità muscolare, che cosa... Io direi che la domanda rispondi tu, perché lui, perché lui? Perché lui ha fatto il giudice di bodybuilding, ma non è che ha fatto il giudice perché il giorno prima non sapeva dove andare. C'è un corso dove si studia come si giudicano le persone, è stato il capo giudice. Ah, sì, giusto, sì, sì, e noi due invece no, perché io come giudice non puoi dire. Noi risponderemo a te domande. Però loro hanno la cognizione di causa di che cosa vuol dire la qualità muscolare. Se non ce l'hanno loro, signori, voi no, perché chi giudica è quello che gli è stata data l'autorità per farlo. Quindi, che cosa si intende per qualità muscolare? Per qualità muscolare, la questione corretta, si intende il livello di definizione. Nel natural bodybuilding, in effetti, non l'ho detto nelle premesse, ma il concetto di ipertrofia è sempre collegato anche a un concetto di struttura, cioè come l'ipertrofia viene resa sul palco. Però tu mi dici la definizione, ma allora io potrei dirti, ma allora anche il maratoneta c'è la qualità. Ma manca l'ipertrofia, è un rapporto di massa, di massa, di simmetria, simmetria e di condizione, perché condizione vuol dire definizione e qualità muscolare, e la definizione vuol dire l'adipe sottocutaneo basso, esattamente. Ok, perfetto. Quindi aspetta che non sono... che qua abbiamo risposto. Perché poi c'è il classico che va in palestra e dice voglio fare definizione, non ha neanche. Ok, però immagino che la persona che ci ha fatto la domanda, certo, intendesse. E la qualità muscolare come si ottiene? Certo. Come si ottiene? Si ottiene attraverso strategie alimentari specifiche. Quindi direi che la parità, cioè per dirti, se io e lui ci alleniamo, facciamo finta che siamo gemelli o mozzicotti. Adesso ditemi se è una pensata. Facciamo lo stesso allenamento. Rispondiamo alla stessa maniera, ma lui cura di più l'alimentazione di me, lui avrà una migliore qualità muscolare. Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente sì. E questo abbiamo risposto. Domanda di Andrea. Lo stesso sistema per l'allenamento nel powerlifting? Questa ce la siamo persa da prima perché ci manca un pezzo. Lo stesso sistema di che? L'allenamento per l'ipertrofia? Per il powerlifting non interessa essere forte. L'allenamento per la forza credo che sia uguale per tutti, la programmazione, forse, perché certo, anche nel powerlifting lavorano programmazioni più o meno trimestrali. Sì, sono cicli. Con cicli, poi lavorando prima il volume, poi l'intensità, eccetera. Gli allenamenti della forza sono l'allenamento. Sì, c'è molta similitudine tra le due discipline, anche se il weightlifting è molto più tecnico. Quindi questa domanda è interessante. È stato chiarito se l'iperplasia esiste? Soltanto diciamo, differenza fra ipertrofia e iperplasia. Ipertrofia sono, 100 fibre qui dentro, 100 diventano più grosse, buona. Iperplasia prima ne ho 100, poi ne ho 110, ok? È stato stabilito se esiste l'iperplasia? Sì. Anche perché ci sono le stem cell, quindi le cellule staminali, a cui è stato dato la responsabilità di questa moltiplicazione cellulare, che alla fine più che una moltiplicazione è una crescita cellulare data da un nucleo o da appunto una cellula satellite che poi raddoppia e diventa due cellule. Queste cellule satelliti sono dormienti, non sono sempre attive, vengono attivate solo da un allenamento, ovviamente da un allenamento specifico, quindi non è un processo fisiologico standard di iperplasia, è un fenomeno che è collegato all'allenamento specifico che causa un danno strutturale. E qual è l'allenamento specifico che hanno dato? Sia l'allenamento miofibrillare che sarco plasmatico, però quindi, comunque l'allenamento dove, volendo anche la corsa a piedi, ok, deve generare però un trauma di un certo tipo. Okay. Quindi ecco, una programmazione dove ci sia contemplata la forza e anche l'ipertrofia. Anthony Regina chiede, quindi la densità
la durezza di un muscolo è data solo dall'allenamento della forza? Beh, la densità. La densità è data da un rapporto tra allenamento molto intenso, oltre che denso, quindi della forza, e dell'alimentazione. Poi ovviamente attenzione, perché noi parliamo anche... Perché sì, ho voglia io di fare la forza, se poi mangio come un pulcino. Piede grasso. Voglio dire... Sì, tra l'altro, io anche qui mi rendo conto che c'è confusione, perché ci sono persone che sono convinte... Ecco, è già la parola convinte, no? Convinte, convinzione è una sensazione di certezza che abbiamo noi basata su niente, o su preconcetti, o sul sentito dire. Oppure può essere anche basata su, chiamiamoli, studi scientifici. Bene, il punto è che gli studi... Allora, io sono stato oggi? Che giorno è oggi? Martedì. Sono stato ieri dal mio cardiologo, perché io mi controllo e una volta all'anno vado dal cardiologo, faccio l'elettrocardiogramma, faccio l'ecografia, controllo tutto quanto. E era tutto a posto. E però ci vediamo fra un anno, mi ha detto. Ok, allora mi sono messo a parlare un po' con lui, ho detto: ma con tutte queste persone che muoiono di infarto, ma come mai, lo stile di vita, insomma, ci siamo fatti adesso, non voglio tediarmi troppo con quello che gli ho detto. Ma quella risposta che mi ha colpito, quando abbiamo finito di parlare di qual è l'età peggiore, quando è l'età a rischio per l'infarto, quali sono le caratteristiche di uno stile di vita per essere poi predisposto a fare un infarto, e insomma tutti sti cazzi, lazzi e mazzi che io, che comincio a avere la certa, mi preoccupo perché non si sa mai, no? Non si sa mai, quindi voglio vedere. Lui mi ha detto, siccome mio padre era cardiopatico ed è stato operato 4 volte, come Schwarzenegger, però a lui il doping non c'entra niente, no? Allora, perché quando un culturista viene operato era colpa di mia moglie, quando viene operato un altro no, ma adesso non voglio difendere nessuno. Però lo sai perché? Allora te lo spiego io, perché io ho detto che ho fatto doping per alcuni anni, soprattutto ne avrò fatti 7-8 a macchie di leopardo. Ho fatto male? Mi sono divertito. Il punto è: quanto devo pagare pegno io per sto cazzo di scelta che ho fatto a suo tempo? Quindi mi preoccupo, no? Perché se io un domani muoio di attacco al cuore, voi là direte: ah, no, magari invece ho preso uno spauracchio perché mi è arrivato un istrice davanti e non c'entra niente, no? E quindi gli ho detto: dottore, ma considerato che mio padre è andata così, non è che io magari per genetica, per ereditarietà, mi tocca pure a me? E lui mi ha detto: guarda, se c'è una cosa che non c'è niente di sicuro è in medicina. Quindi, per questo a dire cosa? Che esiste l'individualità. Assolutamente. E quindi anche per quanto riguarda il discorso della... stavamo parlando della forza di iperplasia. Esatto, dell'iperplasia, scusa, dipende appunto dall'individualità. Infatti adesso hai sottolineato un punto che io vorrei ricordare, è banale questo punto, però è fondamentale, perché la vostra visione, come la convinzione di cui parlava lui, siccome la genetica uno non riesce a vederla, pensa che quello che succede avviene per quello che è la causa-effetto. Esatto. In realtà non è così. Ci sono molte persone che hanno dei polpacci enormi, quando voi mi chiedete cosa ha fatto il polpaccio, non faccio niente. Lui comincia a pensarci e poi quasi imbarazzato, camminavo in montagna, andavo in bicicletta quando ero piccolo. Ma che quando ero piccolo. Capite? Cioè, lui prova la giustificazione, in realtà si chiama genetica. Esatto. Va bene. Francesco Marras, quanto dovrebbe durare un protocollo di forza e uno di ipertrofia in un programma annuale? A cui rispondo io. Allora, in realtà non c'è il protocollo di forza che dura un periodo e l'ipertrofia che dura un altro periodo. Tu fai sempre forza, tutto il periodo. E fai sempre ipertrofia tutto il periodo. Quello che è importante è come mescoli le due cose insieme, correggetemi se sbaglio, perché lui ha appena finito di dire che la forza è molto importante, però se io lavoro sempre di forza e non gli do niente di ipertrofia, diventerò molto denso, ma magari meno ipertrofico. E comunque, come diceva lui prima, se io faccio prima un periodo di volume, dopo devo dare un periodo di intensità in cui scalo il volume, quindi importa molto le ciclizzazioni che vengono date, certo, sia di volume che di intensità, e se vogliamo, densità, e se vogliamo anche forza e ipertrofia, però un po' di forza, un po' di più, un po' di meno, un 60%, poi scalerà un 40%, giusto, da quando ero su, quindi la devi fare per tutto il tempo. Sì. Poi William
Careddu, il metodo jump set può essere valido anche per i lavori di forza, così per accorciare i tempi in palestra? Io dico di sì. Sì. Ovviamente se hai a disposizione due stazioni, due bilancieri, tutti i pesi della discoteca, tutti i pesi della palestra per te, lo puoi fare. Purtroppo in molte palestre non si può fare. Andrea Bagortelli, ma 60% forza e 40% ipertrofia anche nei 2-3 mesi precedenti in gara in ipocalorica? E questo deve rispondere in generale. Io per quello che è mia esperienza, sì, nel senso che allora in ipocalorica, sì, perché allora, e la forza? Aspetta un attimo, allora, il problema qual è? Che se io mi sto preparando una gara, quindi ok, creo un deficit calorico, punto la definizione, però e questo è uno stimolo che già di per sé è catabolico, okay? Quindi mi porta a perdere di forza, ci siamo. Se io tolgo, diciamo così, l'allenamento di forza e lavoro su ipertrofia sarcoplasmatica, perché a questo punto allora alleggeri sui carichi, aumento di ripetizioni, creo già due stimoli catabolici. Vuoi metterci lo stress della gara, vuoi metterci lo stress dell'alimentazione, a un certo punto do al... o un po' di attività cardio extra, HIT, eccetera, mi sto dando un pool di effetti catabolici notevole. Poi magari una persona per struttura, per genetica, per attitudine ce la fa, ma mediamente un tempo, questo si faceva quando i natural che siamo su un palco, mi ha chiamato il lattughe natural, perché facevano, sì, scaricavano i carboidrati, ipocalorica, cardio. Io mi ricordo ai tempi del natural che si faceva il periodo di definizione. Il periodo di definizione vuol dire che tu facevi 12-15 ripetizioni, 30 secondi di recupero, e tu arrivavi sul palco che eri perfetto, eri il miglior maratoneta del pianeta. Infatti, delle volte io mi ricordo che dopo, quando ero passato al lato oscuro della forza, io vanno a fare la gara degli attaccapanni, perché li guardai, cioè, adesso ci mettiamo i vestiti sopra, perché no, lì c'è l'attaccapanni. Adesso scherzi a parte, ovviamente in ipocalorica non otterrai lo sviluppo massimo della forza, ma ti permette di conservare quella che hai. L'idea è quella di arrivare sul palco con la maggior quantità di massa muscolare, la maggior definizione possibile, quindi ecco, semplicemente questo. Il 60%, Andrea, non farmi domande troppo difficili, e poi il 60%, aspetta qua va giù, il 60% del volume delle ripetizioni o del tonnellaggio? Qui si parla semplicemente di priorità. Sì, di priorità, sì, la mia percentuale dell'allenamento della forza, esatto. Marcello Massai, l'allenamento funzionale può essere ipertrofizzante? In una certa misura sì, tu guardi i ginnasti sono ipertrofizzati in base agli esercizi che fanno, però siccome tutti gli esercizi che fanno nella ginnastica artistica non prevedono carichi importanti per le gambe, si ritrovano un bicipite così e le gambe, certo, del ginnasta, per l'appunto. Però sempre esclusi. Però sempre, ho capito, però sono funzionali, certo. Invece lui parla, ma sono ipertrofizzate? No. Invece il weightlifter sì, zio, weightlifter, tanta roba. Riccardo Angelini, Quanto secondo voi invece l'ipertrofia influenza l'allenamento della forza? Ah, questa è una bella domanda, interessante. La mia esperienza come atleta e coach di powerlifting sono essenzialmente complementari, lui dice. E io sono d'accordo con te. Sì, uno aiuta l'altro e viceversa. No, è un po' quasi nasce prima l'uovo o la gallina. Sì, però fatta bene. Sottolineo che è fatta bene, giusto per capirci. Scegliendo accuratamente gli esercizi che permettono di evitare un eccessivo lavoro articolare a discapito di quello della crescita muscolare, nel senso, o perlomeno a parità di crescita muscolare, perché se uno fa degli esercizi che hanno una funzione abbastanza tridimensionale, anche se vengono chiamati di isolamento o complementari, ci possono essere, per esempio, il French press con i tricipiti può essere tridimensionale, perché è vero che dovete tenere i gomiti stretti e spingere il bilanciere in alto, però è anche vero che la spalla può oscillare leggermente, può essere un po' in movimento, come il carico dei bicipiti. La tecnica corretta la fa vedere Luigi in un video, bellissima, però se uno si muove un po' verso la fine degli ultimi colpi, comincia a diventare un esercizio un po' più complesso. Se io faccio panca squat, non mi muovo. Se io faccio French press con un braccio solo, non mi devo muovere, cioè rimango bloccato perché lavoro tanto sul capo biarticolare del tricipite. Quindi attenzione a non centrare la panca squat, c'è il pro e il contro. Cioè, la panca squat dovrebbe essere adoperata anche per la vera panca squat. Queste sono cose dei vecchi. Sì. Bombata. Federica Peck Potreste non è il cognome. Federica Peck, si fermava così. Potreste voi, plurale maiestatis per te, approfondire l'importanza e la durata del recupero fra un allenamento e l'altro?
tra un allenamento e l'altro, l'importanza. Qua dipende dalla qualità dalla qualità e il livello dell'atleta. Okay. Perché, quindi dal livello di fitness. Dal livello di fitness, che perché, allora facciamo un esempio. Klokov quando deve recuperare? Un cazzo, perché tanto si fa le bombe. Stavo per dire. Tanto... E perché se mi sente mi ammazza. Fai sempre male. No, dai, non voglio... No, un saluto a Dimitri, che allora, ci guarda da... Comunque è sempre in base alla programmazione che fai. C'è già, in un mesociclo c'è già il periodo, il giorno in cui devi recuperare. Un giorno fai due allenamenti, un giorno ne fai uno, un giorno due. Poi dipende sempre dal periodo che sei, quanto diciamo che... sei alla gara, quanto è importante la gara. Allora carichi o scarichi in base alla programmazione che fai. Quindi ecco, l'importanza del recupero è in base alla programmazione che stai facendo, quindi in base all'obiettivo che hai. E la durata también dipende anche appunto dall'atleta. Ci sono programmazioni che fanno 3 settimane di carico, una di scarico, altre che fanno... Per esempio, ci sono 4, cioè non c'è una settimana uguale all'altra. C'è una settimana molto facile, una mediamente difficile e una che sputi il sangue. Sempre. Per cui è sempre un su e giù. Anche lo stile di vita fuori dal discorso allenamento, no? L'importanza nel recupero. Nel senso che se questo atleta... Allora, nel mesociclo... Sì, beh, ma si suppone che... Nel microciclo hai... Microciclo viene la settimana. Okay. La settimana hai il recupero dell'allenamento. Perché se io lunedì ti carico due allenamenti, ti devo dare un allenamento un po' più leggero e il recupero nel pomeriggio. Perché poi devi essere pronto per poter allenarti. Mercoledì che sarà mediamente duro, poi giovedì vai al recupero totale... Venerdì fai due allenamenti tosti, esatto. Sabato uno un po' più di scarico. Mediamente è una cosa così. E quello che sta dicendo lui è una cosa veramente molto importante e che ci fa capire che non è, cioè che il recupero è correlato all'allenamento che faccio dopo. Perché se io domani devo fare il massimale del squat, io oggi non devo fare nessun movimento delle gambe. Cioè oggi io non devo fare niente. Posso fare press, magari posso fare, che ne so, bicipiti, posso fare altre cose, ma no squat. Il giorno dopo dello squat posso fare uno squat leggero, il giorno dopo posso fare medio. Uno stimolo più esplosivo. Allora lì è importante questa cosa qua anche, cioè non solo quanto recupero, perché se faccio, per capirci sempre, se oggi faccio squat pesante, domani mi recupero e dopodomani faccio ancora squat pesante, non mica ben chiaro com'è la programmazione e come vanno i cicli dell'intensità, corretto? Assolutamente sì. Va bene, andiamo avanti. Diego Franzoni, quando si allenano i muscoli agonisti e antagonisti, per compensazione bisogna allenare i due muscoli con le stesse identiche serie e ripetizioni o si può allenare in maniera differente? Differente per una serie di motivi, ma dico più pratico, perché le fibre muscolari rappresentano la funzione del muscolo, quindi un estensore probabilmente, almeno a livello teorico, per motivi atavici, è un esplosivo, cioè è un meccanismo motorio esplosivo. Cosa vuol dire? La notte dei tempi io con gli estensori, cioè col tricipite, lancio oggetti, tiro pugni, spingo lontano da me gli avversari, o una pietra, perché mi crea un blocco su una strada, ok? Questo è la notte dei tempi. Un flessore è più probabile che invece sia attivato da un tipo di meccanismo diverso, cioè cosa? Mi arrampico su un albero e quindi... più movimenti, più resistenza. Tiro la carcassa di un animale fino a che ho ucciso per mangiarlo fino alla mia grotta. Quindi, in sostanza, cosa voglio dire? Che un flessore tende ad avere una risposta su fibre muscolari, chiamiamole intermedie, tipo 2, vuol dire bianche, ma intermedie, mentre è più facile che un estensore ce l'abbia sulle fibre tipo 2 di massima velocità, chiamate B o C. Qualcuno la chiama X, vabbè, a seconda degli autori che differenziano le fibre. Sostanzialmente cosa vuol dire? Che un tricipite dovrebbe, insieme a un pettorale e una spalla, lavorare meglio sia per lo sviluppo della forza che per l'ipertrofia su ripetizioni medio-basse o basse, mentre un flessore, un dorsale o un bicipite potrebbe lavorare meglio su ripetizioni medio-alte. Non c'è una regola, perché non c'è mai una regola, se no saremmo qua a far vedere un cartellone di regole. E quindi alla fine devi provare. Dicevano, quando io ho cominciato,
ho fatto la collezione io di questa frase qua. Ce devi provare, devi provare tu, devi sentire tu, devi provare tu. E se anche dà un po' fastidio, no, come risposta, perché diceva allora non mi vuoi aiutare, non sai un cazzo neanche tu, allora non hai capito niente. Allora, dopo 40 anni di esserci passato dentro, tutte quelle riviste là lette, tutti i libri che stanno dall'altra parte, che adesso e tutte le prove che ho continuato a fare, alla fine dei giorni, alla fine di tutto, cosa mi viene da dire? Sì, le linee guida sono quelle, ma poi devi vedere tu. Ci sono delle cose, ovviamente, che sono, passano i termini, assolute, no? Cioè, se io, che ne so, prendo la molla e faccio così, almeno i flessori delle dita, nell'avambraccio, non è che faccio polpaccio, queste sono le cose chiare, no? Dopo faccio, che ne so, petto e dorso, cosa faccio di più, cosa faccio di meno? Io, per esempio, il petto faccio abbastanza cacare, cerco di dargli più importanza rispetto al dorso perché mi riesce bene lo stesso, le spalle non faccio tanto perché fortunatamente mi riescono facilmente, quindi ognuno poi deve andare a vedere... Sempre soggettivo, sì, però questo rapporto, Riccardo Angelini, è anche vero che però se il lavoro sull'ipertrofia lo fai solo con esercizi di isolamento con cui maneggi carichi leggeri, esempio croce per il petto, diventa meno specifico e meno efficace paragonando i carichi che maneggiamo sui fondamentali. Vabbè, ma questo siamo tutti d'accordo. William Careddu, quindi nei lavori di forza è sempre meglio lavorare a buffer o anche a cedimento? Buffer. Cioè, tu vai a cedimento, fai le cacate che facevamo noi negli anni 80, anzi ti fai pure male poi, perché tieni botta all'inizio ma poi ti fai male. Giuseppe Giordano, la ricerca dell'ipertrofia muscolare senza passare per un protocollo di forza ma solo puntando sul volume di lavoro e pompaggio è possibile? Sì, se ti fai Andriola, un ministro, un master. E poi l'aspirina, aspetta, l'aspirina con la caffeina e la fedina, cioè la lega stacca, e dopo ti tiri del tutto e buona. Ok. Se sei molto dotato, cioè, sì, ho capito, però tanto vale dire no. Se ti bombi, diciamo, funziona. Esatto, ovviamente ovviamente i regimi catabolici. Certamente. Sì, sì, no, guarda, allora ti do la mia preparazione per i dottori a 1200 calorie, pollo e riso. Allora, sei pasti, pollo e riso, ok? E però ho vinto. Certo. Poi stavo morendo, no? Però ho vinto. Vabbè. Stendiamo un velo pietoso. Enrico Bertagnon, scusami il cognome, che penso che sia di Napoli, no? Bertagnon sicuramente. Bertagnon sarà del nord, e però è uno siciliano. Quando si parla di serie a cedimento, si intende che devo arrivare all'ultima ripetizione con uno stato di incapacità ulteriore movimento specifico. Sì, ma bisogna arrivarci con fette ripetizioni tutte uguali o devo arrivarci con mezze ripetizioni o comunque sporche diverse dalle prime? No, la prima che hai detto. Devi arrivare con la tua integrità tecnica. È giusto quello che ho detto? Ci sono varianti che sono varianti di intensità, ma che sono oltre della fase consente. Bene, direi che siamo andati oltre l'ora abbondantemente. Quanto abbiamo fatto? Sono tutti lì? Ok. Bene. Io ringrazio dalla regia Ingrida Ever, che è la mia amata, e che ci ha aiutato a rispondere alle vostre domande, perché se non c'era lei che mi scriveva sul telefonino, io da qua là... poi avrei dovuto scrollare tutto quanto. Però a tempo di due torri a tempo di due torri vedevo cose che voi volavo anche. Va bene, allora grazie di essere stati con noi per questa diretta. Se avete altre domande potete aggiungermele nella pagina e poi io rispondo, oppure magari mi sento con loro e vi rispondiamo. Se avete domande per loro ditemele pure a me, io le rivolgo a loro e poi le giriamo ancora. Se volete che ci rivediamo, questo dipende quando io sarò in Italia, a meno che non vengano a trovarmi loro a me in Canaria, dopo ne parliamo. Comunque ecco, magari ne facciamo una a marzo, se ce la... la ipotizziamo, sicuramente. Va bene. Bene, signori, grazie mille, grazie, e alla prossima. Grazie. Terminiamo e andiamo a mangiare la pizza. La pizza.